Buonasera. In Libano la spirale di violenza cieca innescata dagli attentati delle autobombe nei giorni scorsi sembra non aver fine. Oggi una nuova esplosione e altre centinaia di vittime a Tripoli, la seconda città più importante del paese dopo Beirut, dove frattanto proseguono gli scontri. Il servizio è in bianco e nero. Le immagini ci sono giunte direttamente in serata dal Libano. Diventa sempre più tragica la situazione in Libano, dove infuria nuovamente la guerra civile nelle forme più spietate e terroristiche. Dopo le stragi dei giorni scorsi nei quartieri musulmano e cristiano di Beirut, oggi un'altra autobomba ha compiuto una carneficina a Tripoli, seconda città libanese lungo la costa settentrionale. 45 persone sono rimaste uccise e oltre 90 ferite. Secondo quanto si è appreso finora, la strage sarebbe avvenuta in due riprese. È esplosa prima una vettura con 15 kg di tritolo. Quando sul posto si è radunata una folla di persone, è saltata in aria una seconda auto imbottita di tritolo, quasi un quintale secondo gli artificieri. La nuova esplosione ha provocato la carneficina. Tre piani del palazzo più vicino sono andati distrutti. L'attentato è stato rivendicato da un'organizzazione sconosciuta definitasi i rivoluzionari cristiani del Cedro. Non meno grave la situazione a Beirut. Sotto un forsennato duello di artiglieria tra opposte fazioni, centinaia di famiglie stanno abbandonando la capitale libanese, dove nelle ultime 24 ore sono morte almeno 40 persone e oltre 140 sono rimaste ferite. La Corte del Sudafrica ha sospeso la condanna a morte di Benjamin Moloise, poeta e esponente del movimento militante sudafricano Congresso Nazionale Africano. Moloise, che è accusato dell'assassinio di un poliziotto di colore, in un primo tempo aveva ammesso la sua colpa, ma poi aveva ritrattato. Sia il governo britannico, sia il segretario generale dell'ONU, De Cuellar, sono intervenuti presso il governo di Pretoria affinché sospendesse l'esecuzione. Moloise avrebbe dovuto essere impiccato a Pretoria domani mattina alle 5. È stato rivendicato da un'organizzazione sino ad oggi sconosciuta, la Egypt's Revolution, il mortale attentato avvenuto stamane al Cairo contro un diplomatico israeliano. Due impiegate che si trovavano con la vittima sono rimaste ferite. Questa di oggi è la seconda aggressione contro diplomatici israeliani in Egitto da quando i due paesi, dopo il trattato di Camp David, hanno riallacciato rapporti. A Erice si è aperto il quinto seminario internazionale dei fisici sulle guerre nucleari, all'insegna del giallo della mancata presenza degli scienziati sovietici. In apertura dei lavori è intervenuto il ministro degli esteri Andreotti, da Erice il servizio di Stefano Picchi. Qualcuno ci sperava ancora stamane ad Erice, pochi minuti prima dell'inizio del seminario sulla guerra nucleare. I sovietici verranno? Alle 10 la riunione è cominciata e il professor Antonino Zichichi ha annunciato che gli scienziati sovietici non sarebbero stati lì a discutere con i colleghi americani, europei e cinesi su come impedire un conflitto nucleare. Poco dopo, il ministro Andreotti ha dato una prima spiegazione e una conferma definitiva della defezione sovietica. L'assenza quest'anno degli scienziati sovietici, che pure desideravano venire, come io stesso ho potuto constatare, qualche cosa. Pensa quindi che sia un tentativo, una non volontà di dialogo? No, perché se questo fosse, allora sarebbe stato detto prima, quando io ho dato l'elenco dei fisici invitati che mi aveva dato Zichichi al ministro degli esteri a Helsinki, non ha fatto alcuna obiezione di principio. Tra i giornalisti, quest'anno numerosissimi, italiani e stranieri,
L'interpretazione prevalente è che dietro la motivazione di copertura i sovietici possano nascondere una difficoltà a passare dalla fase del puro studio ad una più pratica, poiché infatti quest'anno, ha detto Zichichi, l'obiettivo è sì di passare in rassegna le nuove previsioni sull'inverno nucleare e le guerre stellari, ma anche e soprattutto di passare a una fase operativa. La direzione, ha detto Andreotti, è quella di una scienza senza frontiere. Ciò significa, ha detto per esempio l'americano Teller, abbattere il segreto sulle scoperte scientifiche al massimo dopo un anno. La collaborazione per la pace può essere fatta solo sulla base di questa apertura dei laboratori. Un tema difficile, soprattutto perché la controparte con cui discuterne non c'è. Ma gli scienziati di Erice non si scoraggiano. Il dibattito ora entra nella fase tecnica, con l'analisi dell'inverno nucleare e delle guerre stellari. Intanto agli scienziati italiani e stranieri riuniti a Erice è giunto un messaggio di Reagan. La vostra conferenza, scrive il presidente americano, persegue fini che io condivido. Considerare come sia possibile diminuire il livello degli armamenti nucleari nel mondo e ridurre il rischio di una guerra. Non risparmieremo nessuno sforzo e siamo preparati ad essere del tutto flessibili per raggiungere accordi capaci di rinsaldare la sicurezza di tutti. Anche se le prospettive dei sistemi di difesa, aggiunto Reagan, appartengono ancora al futuro, un accordo per la riduzione degli arsenali nucleari esistenti è un bisogno immediato e pressante. A distanza di poche settimane, un nuovo caso di spionaggio domina le prime pagine dei giornali tedesco-occidentali. Anche stavolta, al centro dell'affare, c'è una donna, Ursula Richter, impiegata come segretaria in un ufficio che le permetteva di conoscere molti segreti del mondo politico di Bonn. Improvvisamente è scomparsa, senza lasciare alcuna traccia, o meglio, tracce ne ha lasciate e abbastanza inequivocabili sulla attività svolta finora. La spia per la Germania dell'Est. Nel suo appartamento è stata trovata tutta l'attrezzatura del perfetto 007, macchine fotografiche sofisticate, attrezzature per lo sviluppo di film e microfilm, ed anche un apparecchio per ridurre i filmati a dimensioni minuscole. Quella che i vicini dipingono come una segretaria perfetta, bruttina e tranquilla, per il controspionaggio di Bonn è invece un agente al servizio della Germania Est introdotto in un grosso centro di potere e di conoscenze come il LEG, un centro cioè per la raccolta dei profughi dell'Est che con i suoi 2 milioni di iscritti condiziona in modo rilevante la politica estera del governo. Disporre di una talpa come questa all'interno dell'organizzazione significava per Berlino Est conoscere tutti i progetti in anticipo di una delle lobbies più potenti della Germania Ovest. Un nuovo caso di spionaggio che dimostra come, nonostante l'accuratezza dei controlli di massima sicurezza del paese, i servizi segreti dell'Est riescono ancora ad infiltrarsi nei centri più delicati per la vita del paese. Il caso di Ursula Richter ha molte analogie con quello recente di Sonia Lunenburg, due donne non belle, di una certa età, molto facilmente cadute nella trappola di qualche avvenente agente segreto dell'Est. Entro le prossime 2 settimane gli Stati Uniti sperimenteranno per la prima volta una loro arma antisatellite. Lo ha annunciato il portavoce ufficiale di Reagan, Larry Speaks. L'esperimento avrà per obiettivo un vecchio satellite americano in orbita attorno alla Terra che dovrà essere colpito da un missile lanciato da un caccia F-15 in volo. Speaks ha precisato che l'esperimento non comporta l'uso di armi nucleari. Da ieri notte il Papa è a Castel Gandolfo per un riposo decisamente meritato dopo il suo lungo viaggio di 12 giorni in Africa che lo ha condotto dal Togo alla Costa d'Avorio, al Camerun, al Centrafrica, allo Zaire, al Kenya e finalmente al Marocco. Sul senso di questo viaggio papale un commento di Ugo Dascia. Caleidoscopio di schegge di cristallo colorate e sonore. Tutti i ritmi, i sapori, gli odori dell'Africa. I miti e i riti della religione bianca dei cattolici fusi con i miti e i riti dell'animismo tribale. Per la terza volta il Papa polacco di Roma, il Papa gotico delle certezze, ha proiettato sul continente la sua volontà di incarnare una dimensione planetaria della sua fede e di se stesso, che ne è strumento prestigioso e magico. Quale uomo su questa terra è capace di adunare simili folle, di pronunciare formule antiche di 2000 anni, dai grattacieli d'America alle foreste del Canada, alle pianure olandesi, alle giungle africane? Fenomeno storico che lascia ammirati e perplessi, forse preoccupati, credenti e non credenti. Certo, da questi spettacoli
sembra mancare la dimensione pensosa dell'intimità, la religiosità segreta che fu di un Agostino o di un Pascal. In compenso, trionfi e trionfalismi. Ci si domanda che effetto possono avere sulla coscienza di un uomo. Caleidoscopio africano dal Togo alla Costa d'Avorio, al Camerun, alla Repubblica Centroafricana, allo Zaire, al Kenya, fino alla singolare apoteosi musulmana in Marocco. La grande portaerei bianca incede fra folle d'ebano, magica, vicina e inarrivabile insieme. Grande mito della povera gente che misteriosamente sembra addirittura comprendere i concetti non facili e ripetitivi di quegli infiniti discorsi. L'Africa animista e poligamica e l'Africa cristianizzata dai missionari, portatori col loro sacrificio di tesori, di bontà, ma anche consapevoli o inconsapevoli portatori del colonialismo bianco che ha reciso o snaturato le antiche radici storiche. Ininterrotta festa africana con i suoi tantam e le sue danze. Bisogno di espansione vitalistica. Dietro le schegge del caleidoscopio si intravede una ideologia precisa, una politica, per usare un'espressione che Carlo Wojtyła vede come il fumo negli occhi. Due le poste in gioco, la scuola e la famiglia, il messaggio e il potere cattolico su queste due istituzioni. Nei suoi 40 e passa discorsi, Carlo Wojtyła ci ha battuto e ribattuto. È sembrato promettere l'appoggio politico e morale della Chiesa ad ogni Stato e regime che assicuri questo potere cattolico su scuola e famiglia. Da qui il soggiorno lungo nel Camerun, gli elogi stupefacenti al presidente Biya, su cui sta indagando Amnesty International, mentre la capitale Yaoundé è circondata da una fitta rete di posti di blocco. Di qui l'incontro con Mobutu, che si fa chiamare presidente fondatore, con comica assonanza con un altro fondatore dell'impero che noi italiani abbiamo ben conosciuto. Qui, nello Zaire, un pesante e sconcertante silenzio del Papa. 5 anni fa, davanti ai cancelli della stessa piazza in cui ha beatificato una Maria Goretti africana, suora Anuarite, davanti a quei cancelli morirono schiacciate 9 persone e i morti salirono in qualche giorno a 21. Erano venuti per vedere lui, il Papa. E il Papa non ha recitato un requiem per loro, esaltando invece una nuova beata alla gloria dell'altare. Nuove schegge del caleidoscopio. La savana in terra Masai. I mitici Masai. Ricordi inevitabili di Hemingway. Verdi colline d'Africa. Le nevi del Kilimangiaro. Breve la vita felice di Francis McComber. Tutto il bestiario africano al gran completo, il Papa fra i leoni, la carezza ecologica al rinocerontino. La leggenda aurea di questo Papa si arricchisce di un nuovo pannello. Poi in Marocco, una sorta di simbolica crociata pacifica di conquista dell'Islam. La volontà ideologico-planetaria ha uno dei suoi momenti simbolo. Carol Wojtyła, Papa delle certezze, e della restaurazione del gran potere cattolico sul mondo. Per i pomodori trattati con l'antiparassitario Temic si è avuto un incontro tra i rappresentanti della Union Carbide, la multinazionale che la produce, ed esperti della sanità. Le conseguenze per i consumatori sarebbero quasi inesistenti. Il Temic sarebbe pericoloso per i coltivatori se usato senza le necessarie avvertenze che vengono prescritte. Gli abusi sono frequenti e mancano i necessari controlli. La Federazione Nazionale dei Consumatori ha chiesto che siano rese note tutte le possibili controindicazioni per una maggiore tutela della salute, dato l'uso sempre più spregiudicato di prodotti chimici in agricoltura. La Grecia ha sospeso l'importazione di vini e succhi di frutta provenienti dall'Austria e dalla Germania federale. La decisione fa seguito alla scoperta di glicol etilene, una sostanza tossica usata come antigelo in vini e succhi di frutta prodotti in questi paesi. Vini e succhi di frutta provenienti da altre nazioni potranno essere sdoganati solo dopo esami di laboratorio per una verifica del loro contenuto. Eslurk, il Mangialattine, il bus ecologico che da luglio in Piazza Verdi svolgeva la sua azione antinquinamento
preso di mira questa notte da una banda di teppisti che verso le 3 gli hanno dato fuoco rendendolo inservibile ed ha dovuto così essere trainato alla rimessa della MT delle gavette. Una riprova alla fine di Slurk di quanto sia ancora difficile creare una vera coscienza ecologica. Eppure, grazie ad una singolare ma significativa idea, in questo mese Slurk aveva contribuito a suo modo a rendere più puliti parchi e spiagge. Il meccanismo era semplice. Ogni 25 lattine di bibite vuote consegnate se ne riceveva una piena. Se poi le lattine vuote erano 50, si aveva una maglietta o altre sorprese. Una campagna ecologica partita quasi in sordina e che aveva registrato invece un grosso successo, tanto che le magliette si erano ben presto esaurite. Lo scopo dell'iniziativa era quello di indurre i cittadini e i turisti a non disfarsi delle lattine gettandole a terra, e si trovano tracce di questa forma di inquinamento anche nei posti più isolati della costa delle montagne, ed al tempo stesso operare per il recupero di un materiale, l'alluminio, la cui produzione richiede notevoli apporti energetici ed il consumo è quanto mai elevato se si pensa che in un anno nel nostro paese si vendono almeno 1 miliardo di bibite in lattina. Ancora una notizia di sport. A Pesaro, i campionati italiani di nuoto, Gianni Minervini, 19 anni, romano, in un tentativo solitario ha migliorato il primato europeo dei 100 rana maschili in 1 minuto 2 secondi e 61 centesimi. Il precedente primato apparteneva al sovietico Dmitry Vokov col tempo di 1:02:81, stabilito a Mosca nell'84. Abbiamo concluso, come di consueto, ci sono ancora le previsioni del tempo. Buonanotte. Sono le immagini dell'Europa occidentale inviate ogni ora dal satellite Meteosat ed elaborate dal computer di Meteo 2. Sul Mediterraneo centrale la pressione è in aumento. Un debole afflusso di aria fresca interessa marginalmente il settore nord-orientale. Per domani, come ci informa il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica, si prevede cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni della nostra penisola e sulle isole. Dalla mattinata, addensamenti di breve durata potranno interessare marginalmente il settore nord-occidentale. Dopo il tramonto, locali foschie e banchi di nebbia nelle valli e lungo i litorali. Previsione per mari e venti. Mari generalmente poco mossi, venti deboli settentrionali tendenti a disporsi da est al nord sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Vi ricordiamo che il numero sulla freccia della direzione dei venti sta a indicare la velocità del vento espressa in nodi. Temperature minime della notte, stazionarie. Temperature massime del giorno, senza variazioni di rilievo.